Appassionati e amici dell'Udinese, buonasera e ben ritrovati a Campioni nella sana provincia. La puntata odierna è l'ottava, è dedicata a due calciatori che hanno onorato la maglia dell'Udinese. Il primo l'ha indossata dal 1990 al 1993, il secondo dal 1994 al 1996. Mi riferisco a Francesco Ciccio Dell'Anno, il genio dell'Udinese, grande regista, e a un altro centrocampista, meno elegante ma estremamente generoso, Raffaele Ametrano, uno che in campo dava il 110%, un giocatore che nell'Udinese di Zaccheroni, nel primo anno di Zaccheroni, si rivelò elemento più che prezioso, tant'è che si innamorò di lui anche la Juventus. Ma veniamo al primo personaggio, Francesco Dell'Anno. È nato a Baiano nel 1967 e a 13 anni era già nelle giovanili della Lazio e tutti vedevano in lui il campione del domani, di un domani abbastanza prossimo. Era considerato il bambino prodigio e nelle giovanili della formazione capitolina fece giocate importanti, si esaltò con alcuni numeri degni del fuoriclasse. Debuttò in prima squadra a soli 17 anni. Gli diede fiducia un allenatore esperto che di calcio ne masticava e come, l'anziano Juan Carlos Lorenzo, argentino, aveva 62 anni quando il presidente della Lazio, Giorgio Chinaglia, gli diede la responsabilità della guida della prima squadra. Era la terza giornata del torneo 84-85. La Lazio, dapprima affidata a Paolo Carosi, era reduce da un 0-5 a Udine contro l'Udinese di Zico. Ma era anche una Lazio assai povera e Lorenzo non ebbe molta fortuna. In quella stagione il tecnico argentino lanciò Dell'Anno il 28 ottobre del 1984. Fu una vittoria 2-1 contro la Cremonese. Dell'Anno in quella stagione disputò complessivamente 14 gare, quasi tutte in veste di part-time. Fu protagonista di alcune giocate sublimi, vedi in occasione dell'ultima sfida di quella stagione nefasta, Lazio-Juventus 3-3, in cui con alcuni numeri fece esaltare i 60.000 presenti all'Olimpico. Poi la Lazio andò in Serie B e Dell'Anno disputò altre 25 gare, ma non riuscì mai a fare quel salto di qualità che era nelle sue enormi possibilità, tant'è che a fine stagione la Lazio decise di cederlo all'Arezzo in Serie B, dove rimase 2 anni, quindi passò al Taranto, dove fece un primo sensibile salto di qualità, mettendo in evidenza le sue doti di raffinato regista. Tornò l'anno successivo all'Arezzo, che nel frattempo era retrocesso in Serie C1, dato che i dirigenti del club toscano puntavano soprattutto su Dell'Anno per il ritorno nella cadetteria, ma alla fine l'Arezzo si classificò al 9° posto e Dell'Anno alla fine fu ceduto all'Udinese. Fu una scommessa quella dell'Udinese, quella del direttore sportivo di allora Marino Mariottini, che era stato precedentemente anche un dirigente dell'Arezzo, e del patron Giampaolo Pozzo. Fu acquistato Dell'Anno nel luglio del 1990. Ripeto, fu una scommessa perché in 6 anni non era mai riuscito a dimostrare di essere un giocatore vero, ovvero un giocatore concreto. Ma Udine, nella sana provincia, Dell'Anno cambierà da così a così, diventerà grande giocatore, anzi grandissimo giocatore, tant'è
che nel 1993 l'allora commissario tecnico della Nazionale, che era Arrigo Sacchi, pensò proprio a lui per rinforzare la formazione azzurra. Ma le cose non andarono per il verso giusto, perché dalla sana provincia dell'anno passò nella metropoli a Milano, sponda Inter, dove, complice anche la sfortuna sotto forma di un malanno alla schiena, non riuscì ad ingranare, giocò pochissimo in 2 campionati e mezzo, soltanto 40 apparizioni, segnando un gol peraltro splendido contro il Bari nel marzo del 1995. Ma soffermiamoci nel dell'anno formato udinese. Venne a Udine, come ho detto, nell'estate del 1990. L'Udinese era in evidente difficoltà perché la giustizia sportiva la penalizzò con 5 punti, ma il cammino di quell'Udinese, che a mio avviso era fortissima perché annoverava anche elementi del calibro di Sensini e di Balbo, fu condizionato anche dalle ripetute, roboanti voci su una possibile vendita dell'Udinese a industriali veneti, soprattutto al re dei mercatoni, Maurizio Zamparini. Voci che a partire dalla fine di ottobre si susseguirono in pratica ogni settimana. L'Udinese non partì bene. A ottobre, dopo la sconfitta 1-2 di Ascoli, l'allenatore, che era Rino Marchesi, fu defenestrato per dar posto a Adriano Buffoni, e con Buffoni le cose andarono meglio, tant'è che ad un certo punto, nel marzo del 1991, l'Udinese era in lotta per centrare la promozione in A, ma alla fine, complice anche una sconfitta immeritata a Padova, questo traguardo fu fallito, ma senza la penalizzazione di 5 punti, l'Udinese in A sarebbe ritornata. Dell'anno fu grande protagonista, fu lui l'ispiratore delle manovre più belle, segnò anche 4 gol, il primo in Cremonese-Udinese, vittoria dei bianconeri 1-0, poi segnò nella citata già gara di Ascoli 2-1 per i marchigiani, e poi si rifarà anche l'anno successivo, quando Pozzo rinforzò ulteriormente l'Udinese. Alla guida della squadra fu chiamato l'esperto professore siciliano Franco Scoglio. Quell'Udinese era un'autentica corazzata, era per tutti gli addetti ai lavori la grande favorita per il ritorno in A. Oltretutto partiva alla pari degli altri, senza handicap, e le cose inizialmente andarono per il verso giusto. L'Udinese vinceva, divertiva, e insomma non sembravano intoppi di sorta nella corsa davvero irresistibile delle zebrette. Ma ahimè, quella squadra era male allenata sotto il profilo fisico e atletico, e a gennaio ci furono i primi scricchiolii. La squadra perdette gare che avrebbe dovuto vincere. Io ricordo poi una gara pareggiata, ma che ebbe del rocambolesco, perché l'Udinese contro il Cosenza in casa stava vincendo 2-0 e soprattutto si trovava in superiorità numerica, 11 contro 9. Ebbene, nel finale la formazione calabrese riuscì ad agguantare il pari. In quella partita dell'anno fu uno dei migliori, segnò anche un gol per l'Udinese, sembrava fatta, ma ahimè nel finale ci fu questo incredibile ritorno della formazione cosentina, che era allenata da Edi Reia. L'avventura di Scoglio si concluse l'ultima domenica di febbraio, dopo un insuccesso contro il Messina. Al suo posto fu chiamato l'allenatore della primavera,
Adriano Fedele, il quale in qualche modo dovette cercare di rimettere in sesto una squadra che sembrava anche sfiduciata. Ci riuscì e l'Udinese centrò la sospirata promozione in A nell'ultima giornata, andando a vincere con il già promosso Ancona 2-0, e in quella domenica dell'anno segnerà un grande gol. Ma ha fretta ad arrivarci la squadra di Fedele, e per cominciare a pregustarla non attende che una manciata di secondi. Emanuele Dotto, scusami, è importante, gol dell'Udinese dell'anno al volo, un minuto e mezzo di gioco, Udinese in vantaggio ad Ancona, a te la linea. In tutta la stagione il regista dell'Udinese segnerà altre 4 reti. Ma dell'anno va ricordato nei primi 2 anni di Serie B per aver messo il suo sigillo in tutte le più importanti azioni dell'Udinese, distribuendo sapienti assist, in particolare a Balbo, che era il bomber dei bianconeri. Nel campionato 92-93 l'Udinese in Serie A sembrava dovesse centrare un obiettivo abbastanza importante. Era una squadra costruita per ambire a una posizione mediana e in casa dimostrò tutto il suo potenziale, ma dimostrò anche di essere debole, assai debole, lontano da Udine, tant'è che in trasferta conquisterà soltanto 5 punti. Nonostante un grandissimo dell'anno che in quella stagione si rivelò il miglior regista della Serie A. Ecco perché ho già detto che Arrigo Sacchi, commissario tecnico della Nazionale, fece un pensierino a lui. Magistrale fu l'ultima esibizione di dell'anno in maglia bianconera. Lo spareggio per la sopravvivenza, per la permanenza in A, del 12 giugno 1993 a Bologna contro il Brescia. Non avrebbe dovuto giocare perché in settimana si era procurato una seria distorsione alla caviglia. Se l'incontro fosse stato normale sicuramente non avrebbe giocato, ma si trattava della sopravvivenza dell'Udinese. Alla fine dell'anno andrà in campo e dell'anno sarà il migliore di tutti. Segnerà anche il gol della tranquillità, quello del 3-1, sbagliando il rigore, ma riprendendo la respinta del portiere sulla sua esecuzione e segnando a porta sguarnita. Poi andrà all'Inter per una cifra importante, ma nell'Inter non ebbe molta fortuna, anzi deluse, un po' per colpa sua, ma soprattutto perché tormentato da problemi fisici, uno dei quali molto serio alla schiena, tant'è che per un lungo periodo non poté mai allenarsi, rimanendo sovente a letto. Poi, come d'incanto, questo male misterioso svanì e dell'anno ritornò in campo, segnò un gol importante, bellissimo, l'unico della sua avventura interista a Bari. Nel marzo del 1995 una deliziosa punizione degna del grande Zico. Poi dopo l'avventura con l'Inter ci fu nuovamente una parabola discendente di dell'anno che concluderà la sua carriera nel Ravenna, anche se con questa formazione dimostrerà sempre il suo immenso talento. E veniamo a Raffaele Ametrano, classe 1973, nato a Castellammare di Stabia il 17 febbraio di quell'anno. Iniziò a giocare nel giovanili del Napoli, e del Napoli era anche un raccattapalle. C'è un filmato che vale la pena di guardare, che riguarda proprio Ametrano quando era il raccattapalle della società azzurra. Lui andava a vedersi le partite proprio in qualità di raccattapalle, mangiandosi con gli occhi il suo grande campione
il suo grande idolo Diego Armando Maradona, quel Diego Armando Maradona che nel 1987 gli regalò anche delle scarpe da calcio, vedendo che le sue erano bucate. Porta, dimmi dove sei, che fai? Di Napoli, mi faccio il libero e mi piace molto giocare a calcio. Io amo proprio Raffaele. Di dove sei? Sono andato a Castellammare. A Castellammare. Ti piace giocare a Napoli? Sì. È un sogno. A Metrano, dopo aver sfiorato il debutto nella massima categoria con la formazione partenopea 2001-2002, fu ceduto dal Napoli all'Ischia, Ischia Isola Verde, che era formazione tra le migliori della Serie C1, e in quella squadra disputò due campionati dal 2002 e dal 2004, totalizzando 53 presenze. Si rivelò tra i protagonisti assoluti della C1, tant'è che l'Udinese si invaghì di lui e Giampaolo Pozzo decise di acquistarlo. Era fine giugno del 1994. L'Udinese nel frattempo era ritornata per l'ultima volta in Serie B. Era un Udinese comunque ricca di giocatori importanti. Pensate che a disposizione di Fedele, che a novembre verrà esonerato in favore di Galeone, c'erano elementi come Carnevale, Bertotto, Kosminski, Poggi, Scarchilli, Rossitto, Calori, Ripa, Battistini. Insomma, era veramente la squadra più forte della Serie B. Ma le cose inizialmente non andarono per il verso giusto. Ecco perché a novembre Giampaolo Pozzo, suo malgrado, decise di avvicendare Fedele con Galeone, e con Galeone le cose andarono per il verso sperato. In quella stagione a Metrano disputerà 29 gare, segnerà un gol contro il Fidelis Andrea qui a Udine su calcio di rigore, vittoria dei bianconeri per 3-1. Fu ovviamente riconfermato e nel suo primo campionato di A alla corte di Alberto Zaccheroni si rivelerà uno dei migliori centrocampisti della Serie A, disputerà 32 partite, segnerà anche un gol importante, in occasione della vittoriosa gara casalinga contro il Padova, e disputerà 32 gare. Io ricordo alcune in cui si esaltò, vedi quella casalinga con il Napoli 3-2, in cui fu un motore inesauribile della squadra. Poi ricordo anche le due gare con l'Inter, qui a Udine e a Milano, entrambe perse dai bianconeri con identico punteggio, 2-1, ma a Metrano fu il migliore dell'Udinese, fu inesauribile, diede la carica, creò con i suoi continui movimenti non pochi grattacapi al sistema difensivo della squadra nerazzurra. Insomma, onorò al meglio la maglia dell'Udinese e divenne giustamente, dico io, uno dei beniamini della tifoseria bianconera. 35esimo, a Metrano addomestica un pallone non facile, entra in aria, i difensori dell'Inter non rischiano il rigore, il cross per la testa di Oliver Biroff, lasciato libero da Festa, ed è il gol dell'Udinese, il 13esimo di Biroff, si ferma a 620 minuti, l'imbattibilità di Pagliuca. Punizione di Stroppa, a Metrano e Biroff non riescono ad intervenire, insiste l'Udinese, 43esimo, da Metrano a Desideri, limite dell'area, il destro a cercare l'angolo più lontano, Pagliuca si oppone con i pugni. Nel 1996 passò alla Juventus, ma nella formazione torinese non ebbe fortuna. Disputò soltanto una gara, tant'è che poi venne ceduto in prestito al Verona, poi sempre in prestito l'anno successivo, e parlo del 97-98, passò all'Empoli di Luciano Spalletti. E anche in questa sana provincia, quella toscana, ecco che a Metrano tornò in auge, segnò anche 3 gol, tutti contro il Lecce. In occasione della gara di andata 2-2 segnò la doppietta, poi nel ritorno un gol.
insomma, si rivelò uno dei migliori giocatori della formazione empolese, ma l'Empoli avrebbe dovuto riscattarlo dalla Juventus, che chiedeva fior di quattrini, per cui ecco che alla fine a Metrano cambierà ancora casacca, andrò a Salerno in Serie A, poi, ma non ebbe molta fortuna, poi eccolo a Cagliari e poi concluderà la sua carriera giocando in formazioni di categoria inferiore, ma sempre dando il 100% delle sue possibilità. Ha iniziato anche la carriera di allenatore quale vice di Rastelli nel Brindisi e dal 2014 fa parte della famiglia dell'Udinese e attualmente è responsabile degli Under 17. Poi dopo l'avventura con il Cagliari giocherà con il Crotone, ritornerà nel Napoli, sto parlando nel 2001 e 2002, con cui disputerà 22 gare. Giocherà anche nel Messina, soprattutto nell'Avellino, 51 gol, per poi scendere in categoria giocando con il Potenza e chiudendo la carriera nella squadra della sua città, nello Juve Stabia.